in questo pomeriggio caldissimo ancora insieme per un altro video sul make-up. Oggi parliamo delle 10 palette con Jolly dedicate all'estate, quelle che utilizzo di più dell'ultimo periodo, cioè in questo 2023. Vediamo la classifica. Partiamo dalla decima. La decima in classifica è. Ebbene sì, è una palette di Kiko, stata molto discussa, molto chiacchierata, della collezione Blue Me, che non si sapeva bene se era una collezione giocattolo per via di questi packaging leggeri, morbidi. A me è piaciuta tantissimo. Questi toni di blu, questi colori marmorizzati mi hanno permesso di creare dei look veramente ottimi per l'estate. Continuo ad utilizzarla, soprattutto guardate questi toni che utilizzo volentieri in velocità durante le mie giornate proprio in questo modo. Oggi infatti indosso un look realizzato con questa palette velocemente con solamente due colori. Anche la zona chiara mi è piaciuta di questa palette, che dire poi di questo blu strepitoso che mi ha rapito il cuore. È questo metallizzato che permette di creare dei look blu non troppo esagerati come piacciono a me, ma mi è piaciuta anche la pigmentazione. Quindi al decimo posto metto lei della Blue Me. Se la trovate in offerta, io vi consiglio di prenderla perché comunque è un ottimo passepartout da portarsi in giro per l'estate, anche leggera. Al nono posto metto una palette che ho già messo in primavera, ma che ho continuato ad utilizzare, della Too Faced e Femme. Allora, questa palette è magnifica perché ha un range di colori, a parte le farfalle che fanno innamorare chiunque, a chi non piacciono le farfalle, questo simbolo di libertà, ma proprio per la sua gamma di colori. A me è piaciuta per i suoi fucsia, molto intensi, meno per l'illuminante, questo che voleva essere una terra fard, comunque io la utilizzavo sugli occhi, rendono molto, sono un po' polverosi, ma si riesce a sfumarli bene con facilità. Poi di questa palette mi ha fatto proprio innamorare questo colore qua, che è proprio il colore verde acqua. Che mi permette di creare un bellissimo look, di utilizzarlo anche nel punto luce all'interno. Questa palette, secondo me, richiama cerco di solo di abbassare la luce così ve la faccio vedere in tutta la sua bellezza. Vediamo se riusciamo così. Allora, vedete i colori brillantinosi sono bellissimi. Molto raffinati, bellissimi anche questi arancioni che permettono quindi dei look anche caldi. E lei mi è piaciuta, la metto al nono posto semplicemente perché l'ho adorata, l'ho utilizzata tantissimo in questa primavera e niente, la metto al nono posto semplicemente per questo motivo. Allora, all'ottavo posto metterei una vecchia palette di Nabla che io in questo periodo utilizzo alla stragrande ed è proprio una delle Cutie Palette, la Platinum, che ha questo range di colori meravigliosi. Niente da dire su questo argento che io uso tantissimo e che parla da solo. Anche quest'altro glitter che sono proprio più belli di questa palette, a chi piacciono anche i toni. Guardate, io ve li metto qui, ve li swatcho per farvi capire la bellezza di questa Platinum. A chi ama i grigi, guardate questo grigio che cosa non è. Io lo utilizzo anche moltissimo da solo e per farvi capire la differenza tra Kiko e questa di Nabla, che secondo me è uno dei colori platino più ben riusciti tra tutte le palette che parlano di platino. Poi bellissimo questo tono di marrone, proprio testa di moro, e anche questo glitter
sul marrone che comunque permette dei look molto eleganti, vedete? Guardate che belli questi toni, soprattutto la sera d'estate quando siamo vestiti di bianco, e anche questo bronzo ha il suo perché. Comunque è una palette che io consiglio. Quando ci sono negli sconti, prendetela perché non ve ne pentirete, perché il platino, secondo me, tra tutti i platini esistenti che io abbia visto, questo colore così acceso è uno dei più belli che ci siano, nel range a chi piacciono i grigi. Quindi, ottavo posto. Mi pulisco un po' le mani e continuiamo questo video. Al settimo posto, ebbene sì, io opto questa volta per Huda Beauty ed è la Rose Quartz. Quanto ho amato e quanto amo, secondo me è una palette 4 stagioni e io la trovo completa, bellissima. Parla da sola questa palette ed è veramente bella, l'ho utilizzata tantissimo, i colori particolarissimi. Adoro i top, questi qui. Sono Adoro questi top, guardate, guardate che belli. Sono veramente morbidi, sono anche bellissimi perché niente da fare, a chi ama i rosa, questa palette è da avere. Mi piacciono molto questi colori particolari. Utilizzato tantissimo lui, lo metto qua vicino all'altro. Guardate, guardate nella metal, cioè è così profondo questo colore. Poi riesce a darvi eleganza perché sono dei rosa non troppo baby. E poi ci sono dei punti luce come anche questo che parlano da soli, guardate la lucentezza e anche i matte corposi. Questa palette è veramente bella e niente. Poi anche questi toni scuri che vi permette comunque di dare profondità a questi rosa e poi ha questo range di colori proprio come le gemme. Quindi è veramente adorabile. Io che amo i rosa anche in inverno, ma anche in estate. Perché quando sei abbronzata ti danno proprio quella caratteristica particolare. Al sesto posto, a pari merito, metterei una palette che ho amato tanto l'altra estate, che continuo ad amare, che è appunto la Pastel Palette di Natasha Denona. Sembra che non sia utilizzata, ma in realtà l'ho utilizzata tantissimo. Utilizzo anche i mono da soli. I pastello di questa palette sono meravigliosi. Com'è meravigliosa anche a pari merito, sempre al sesto posto, ma la utilizzo anche spesso tutti i giorni, è la Mini Pastel Palette. Per farvi vedere la differenza, praticamente questa è più intensa e ha anche un glitter particolare che è questo blu, che invece in questa non c'è. Vedete che dicono se prendo la piccola non prendo la grande, ma comunque si accoppiano e si compensano, sono bellissime. E di questi pastelli, se li amate come me, parlano da soli, parla da solo questo verde che è intenso e meraviglioso, guardate. Io lo uso tantissimo, soprattutto adesso perché a me questi colori pastello, questo blu, mi richiamano l'estate in un modo pazzesco e non posso farne a meno. Questi toni così di blu mi piacciono tantissimo. È anche molto molto bello e intenso questo giallo che magari uno non gli dà importanza, invece guardate la luminosità di questa palette. È bellissima e la piccola, la Mini Pastel Palette, si compensa perché ha sempre dei toni pastellosi, poi che diciamo di questo pack meraviglioso, ma ha questo blu intenso che vi permette di, guardate, di creare un look metallizzato come niente.
parla da solo, guardate, quindi anche lei ve la consiglio. La piccolina e la pastel al sesto posto sono le mie preferite, le utilizzo tantissimo. Poi al quinto posto saliamo, andiamo ancora con Natasha Denona. Io non riesco d'estate a fare a meno di questa palette con le unghie corte. Ho voluto tenermi le unghie corte in questo periodo perché con l'orto, bagnando, toccando la terra, ho detto tengo le unghie corte, ma non riesco, abituata a tenere le unghie lunghe sempre. Non riesco a far più niente. Vi dicevo, al quinto posto io ci metto la Glam Palette, sempre di Natasha Denona. È una palette bellissima. So che sono toni un po' così freddi, ma quando uno è abbronzato di questa palette io adoro letteralmente i suoi toni. Guardate. Guardate, ve li devo far vedere perché sono meravigliosi. Questa è una palette per gli amanti dei toni freddi e i colori chiari, anche questi grigi, che a vederli così non gli si dà importanza, ma in realtà guardate che belli che sono in questa palette. E non si può non amare. Farvi vedere ancora un oro perché ne vale veramente la pena. Guardate quanto è bella. E poi senza parlare di queste transizioni meravigliose che sono questi grigi che guardate questo opaco tremendamente utile per fare le transizioni. E questa è una palette da avere. Da tenere lì e utilizzare quando si ha fretta, quando si vuole un look dinamico, semplice, ma nello stesso tempo con qualcuno di loro e guardate, parlano da soli. Glam di Natasha Denona. Quarto posto, saliamo. Allora, al quarto posto sono indecisa. E dunque, al quarto posto, allora, in questo video non ho messo palette di Wacom perché voglio farvi un video proprio apposta con le palette di Wacom, perché secondo me sono le regine dell'estate, quindi non ho messo questo marchio tra le mie preferite. Allora, questa volta al quarto posto metto una palette di Morphe, la mia prima palette, no, la seconda forse, però questa l'ho utilizzata tantissimo ed è proprio la Vava Bloom, che è questa palette qui di Morphe ed è praticamente in questi toni del rosa. Io l'ho amata perché qui abbiamo dei rosa baby molto intensi, molto sfaccettati. Abbiamo tutto in questa palette. Un giorno la proveremo insieme, non abbiamo ancora fatto un video. La uso tanto anche lui da solo. Guardate l'intensità di questo rosa da solo. Questo peonia delicato che ci porta tra la primavera e l'estate e ci accompagna. Qui sono tutti belli, faremo un video dedicato, lei è bellissima, guardate le sue sfaccettature, soprattutto sulle carnagioni, secondo me mediamente chiare o che stanno bene i toni rosati, secondo me lei è una palette, ha un'intensità bellissima, sfumabilissima sugli occhi e mi piace, fa molto caldo, mi vedete sudata, siamo quasi in dicitura d'arrivo. Allora, ho già cercato di spegnere le luci, però è impossibile, fa proprio caldissimo. Allora, andiamo avanti col terzo posto. Terzo posto abbiamo detto la tanto discussa Cosmos di Anastasia, una delle palette che sto utilizzando di più. Mi ha fatto letteralmente innamorare, nonostante come vi avevo già detto nel video, è arrivata rotta, è comunque una palette bellissima. Parla da sola, è veramente bella. Io adoro questo tono qui.
mi è piaciuta perché lei mi dà la possibilità, sì, di fare quel look che piace tanto a me, con un ombretto solo e con la transizione. Per esempio, questi marroni sono veramente, l'ho usata tantissimo, infatti ha tantissime ditate ed è veramente bella. Adesso abbasso la luce così ve la faccio vedere in tutta la sua bellezza. Eccola qua, così la vedete. Questa è una palette da avere, mi piacciono le cialde grandi, mi piace anche questo rosa intenso che è particolare. Eccolo qui, lo vedete? Sì. E poi vabbè, questo viola. Vedete le sfaccettature e poi sono cosmici questi colori. Sono meravigliosi. Guardate l'intensità, la delicatezza, sugli occhi sono bellissimi. Anche i matte sono veramente lavorabili, belli, polveri sottili, ma che vi faranno innamorare. Quindi la Cosmos la mettiamo al terzo posto. È caduta la velina. Allora andiamo avanti. Secondo posto. Secondo posto e secondo posto. Ebbene sì, io metto una palette che ho amato, che vi ho fatto anche il video, vi invito ad andarlo a vedere, vi lascio qua sopra il video ed è la Rarity di Laila Cosmetic. Questa ve la consiglio, è una palette meravigliosa. È simpaticissima quando dice guarda, tu puoi essere tutto questo, cioè praticamente sotto lo scritto sotto lo specchio. Guardate l'intensità, la bellezza di questa palette che è al secondo podio della classifica e niente. Vi devo fare qualche swatch, ve l'ho già fatto. L'intensità di questi multichrome, guardate, ve la metto qui così riuscite a vederla. È intensa, è meravigliosa e guardate, ha un'intensità, una lavorabilità. Se mettete una bella colla, sono degli ottimi. Oltretutto, ha un ottimo prezzo su Amazon. Lei ve la consiglio. Perché con lei potete veramente giocare. Per esempio, la Pastel Palette di Natasha Denona è più difficile, nel senso che ha dei bellissimi colori pastellosi, ma bisogna lavorarli tanto. Questa basta un niente, guardate, basta un dito e zac, voi avete fatto la vostra sfumatura. Sono molto belli e intensi anche i matte. Vi faccio vedere un po' tutto perché ne vale veramente la pena. Guardate i matte. Quindi non vi manca niente in questa meraviglia, ve la faccio ancora vedere. Sgocciamo ancora il rosso che vi farà innamorare. Se ve lo faccio vedere, guardate, sono bellissimi. Hanno proprio trio chrome, quindi hanno tre sfumature di colore. Meravigliosa, è bella e portabile in cartone. Secondo posto, super super consigliata. Questo è stato uno degli acquisti Amazon. Ditemi se vi piacerebbe un video sugli acquisti Amazon, i migliori di quest'anno? Ditemi se vi può interessare perché io ho trovato delle chicche bellissime. E finiamo con la prima, il podio lo diamo, eh sì, è una palette calda, nonostante io amo i toni del blu, che utilizzo sempre, quindi, ebbene sì, vince l'Italian Sprint di Too Faced. È bellissima. Sprint dà energia, guardate che bella anche solo con lo specchio e il bicchierino qua. E calore, e colore, e allegria e sprint. Vi dà energia usare questi colori. Io non sono per i toni dell'arancione, ma questo arancione salmonato penso che stia bene a chiunque. Questi toni di arancione particolare penso che con l'abbronzatura, nonostante siamo bionde, stia bene a chiunque.
Amo tantissimo questo blu che potrebbe anche assomigliare alla Cosmos di Anastasia, ma è un'altra cosa. Lui è sfaccettato, lui è bello, intenso, è delicato, è glitterato, è finissimo. Io con lei mi trovo benissimo, faccio un sacco di look, abbiamo fatto un bel video e se volete ne faremo altri look. Ditemi quale di queste palette vi piacerebbe vedere all'opera, perché io ho già fatto dei video, però tante volte poi si acquista la palette, si utilizza nella foga e ci si dimentica di fare un bel tutorial. Quindi, con la prima podio di quest'anno, vi saluto e vi aspetto prossimamente. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mettete un pollice. Vi saluto e vi mando un enorme bacio. È la Italian Springs di Too Faced. Too Faced. Ragazzi, non riesco a dire Too Faced. Too Faced. Too Faced.